di essere qui presenti, grazie anche alla staff e alle forze dell'ordine, alle forze dei carabinieri, alle comandanti dei vigili urbani. Abbiamo sentito il dovere come amministrazione comunale, neoeletti, di celebrare sia pure con una cerimonia molto così, diciamo, sobria, la ricorrenza della festa della Repubblica, la festa di tutti gli italiani. La festa della Repubblica si celebra il 2 giugno perché il 2 e il 3 giugno del 1946, un anno dopo la caduta del regime fascista e la conclusione della Seconda Guerra Mondiale, il popolo italiano si recò alle urne, tra l'altro per la prima volta a suffragio universale e diretto, per scegliere la forma, attraverso l'istituto del referendum, scegliere la forma dello Stato. E gli elettori, gli italiani, il 2 giugno e 3 giugno del 1946 scelsero appunto la Repubblica. Il nostro pensiero oggi va a tutti gli italiani e va in particolar modo ai militari delle forze armate che ogni giorno quotidianamente dedicano il loro lavoro con grande sacrificio, con grande sforzo per garantire la sicurezza della nostra nazione, la legalità nel nostro paese e anche contribuiscono a mantenere in alcune zone del mondo a noi lontane la pace, perché purtroppo ancora oggi ci sono alcune zone nel mondo in cui c'è la guerra, in cui ci sono controversie sociali e militari. Quindi un grazie a tutte le forze armate. L'auspicio di questo evento, di questa festa, è che appunto questa ricorrenza rafforzi in ciascuno di noi e soprattutto nei giovani il sentimento di appartenenza alla nostra nazione, che è una nazione bella, che è una nazione grande, una nazione importante. È patria di cultura, di civiltà, di accoglienza e di solidarietà. E un'altra, il ricordo con questa corona che abbiamo deposto qui in omaggio ai caduti, è un omaggio doveroso a tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita per garantire a tutti noi un paese libero, civile e democratico. Viva l'Italia, viva la Repubblica! Quando sono stato in Austria, a Mauthausen, lungo i muri, c'era scritto, lungo i muretti, lungo la strada, c'erano dei muretti dove c'era scritto Nie wieder Krieg, nie wieder Mauthausen. Mauthausen era un campo di concentramento, per chi non se lo ricordasse. Mai più guerre, mai più Mauthausen, mai più campi di concentramento. Stiamo godendo di più di 70 anni di pace. È una cosa grandiosa per l'Europa, per ogni 20-30 anni succedono queste guerre. Colgo l'occasione in questa giornata di augurare all'Italia, all'Europa, al mondo intero un'eternità di pace. E grazie a voi, con questa iniziativa, siete stati veramente bravi a iniziare il vostro mandato con questa commemorazione. Dobbiamo ricordare i nostri morti in maniera che non ci siano mai più morti per guerra. Grazie.